Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Elisa e benvenuti o bentornati sul mio canale. Come sempre non mi faccio sentire da una vita su YouTube, questo perché uso tantissimo Instagram e quindi mi trovate molto di più su quel social. Appunto, se mi volete seguire vi lascio il link qua sotto nell'info box, così potete seguirmi su Instagram e rimanere aggiornati sui libri che leggo, i libri che compro e tutto quello che faccio praticamente. Oggi ci rivediamo perché trovo che sia molto più semplice farvi vedere tutta la mia libreria e tutti i miei libri con un bookshelf tour. Andremo a vedere tutti i libri e le decorazioni che ho in libreria. Spero di non annoiarvi, spero non sia troppo lungo questo video perché veramente sono tantissimi libri. Vi spiego solamente una cosa, 3 secondi. Praticamente alcuni libri, che sono quelli romantici, li ho spostati per ora in vicino alla scrivania e quindi rimarranno lì. Poi ho in mente qualcosa, ma si vedrà più avanti, e ovviamente se succederà qualche cambiamento vi farò vedere anche quei libri e anche una cosa che ho in mente. Vedremo nel tempo. Detto questo, iniziamo subito col bookshelf tour. Eccoci qui, come sempre in alto è rimasto invariato, cambio solo le stampe all'interno dei quadretti. Praticamente abbiamo Lumière, Chicco della Bella e la Bestia, la mandragorina della Noble Collection presa all'Emporio Stregato, una piantina finta che vedete appunto lì in alto di Ikea, i miei bellissimi faretti. Amo profondamente questi faretti perché la sera l'atmosfera è bellissima, infatti li accendo sempre. Accanto c'è una stampa di Cardan del Principe Crudele. Nell'altro quadretto abbiamo la lettera che ha scritto Stephanie Garber per noi lettori italiani, che ho preso all'interno della box di Pendragon Shop. C'era una volta un cuore spezzato. Accanto poi ho la Tana e il Nottetempo in Lego. Qua ho un quadretto con all'interno la stampa del Castello Errante di Hall, trovata box di Dreamer Whale Box. Poi appesa ho la testolina del Nottetempo, la rosa della Bella e la Bestia e l'orologio della Bella e la Bestia. Invece ho tutti i libri di narrativa, storia, tantissimi libri generici. Praticamente mi avvicino un pochino. L'elefantino sulla sinistra è praticamente una decorazione che mi ha regalato la mamma del mio amoroso. Ho una passione folle per gli elefanti, non so perché mi piacciono tantissimo, e quindi mi ha regalato questo elefantino in legno. A sinistra partiamo con la storia del popolo americano. Se questo è un uomo di Levi, che non ho ancora letto, il giovane Holden, che non ho ancora letto, Romeo e Giulietta, Sogno di una notte di mezz'estate e Amleto, che non ho letto, solo Sogno di una notte di mezz'estate e Amleto. Poi abbiamo Oliver Twist di Dickens, che non ho ancora letto. Pentagonum l'ho letto, molto molto bello. Il ritratto di Dorian Gray l'ho letto. Eleanor Oliphant sta benissimo e l'ho letto. Il gufo che aveva paura del buio, uno dei miei libri dell'infanzia, e l'ho letto. Il piccolo principe letto 2 volte, mi pare. Il gabbiano Jonathan Livingston letto 3 volte. Siddhartha non l'ho ancora letto. Il grande Gatsby non l'ho ancora letto. L'isola dei delfini blu, molto carino, anche se per bambini è una storia che commuove ed è stupenda. Poi abbiamo Wonder, che ragazzi, questo libro dovete assolutamente leggerlo, c'è anche il film, ma a me il libro è piaciuto tantissimo. Gli occhi della Gioconda, che non ho letto. La fabbrica di cioccolato l'ho letto, bellissimo. L'alchimista letto 2 volte. Il canto di Natale letto. Una giornata nell'antica Roma è uno di quei libri che praticamente tengo da quando andavo alle superiori, quindi rimane lì. La biblioteca di Parigi letto, molto molto bello. La storia di una ladra di libri, bellissimo, cosa ve lo dico a fare, commovente, tristissimo, però è da leggere. Pomodori verdi fritti non l'ho ancora letto, voglio assolutamente leggerlo perché poi vorrei comprare tutti gli altri che ha scritto questa autrice. Il seggio vacante non l'ho letto, devo leggerlo. Finché il caffè è caldo non l'ho letto, aspettate che tolgo la piantina. Roberta Chile, che è una mia carissima amica su Instagram, L'arco degli amori perduti l'ho letto, bellissimo. Carry On, devo leggerlo. Guida galattica per gli autostoppisti, devo leggerlo. 13 l'ho letto.
Qui abbiamo tutte le candele che ho trovato nelle varie box. Questa manina fatta in legno. Poi praticamente queste due candele, le prime due me le ha regalate una mia amica Giorgia. The Ambitious è quella di You One Candle. Poi ci sono quelli di Lady Macbeth, di Forks, di Baker Street, di Midnight in Salem e del Principe di Cuori, che li ho prese praticamente tutti da Cozy Corner Candle, tranne due che l'ho trovate nelle box di Dreamel Whale Box e Pendragon Shop, l'ultima del Principe di Cuori. Arriviamo all'angolino Mina Lima. Tutti gli ippocampo appunto illustrati Mina Lima sono stupendi, con Le avventure di Pinocchio che devo leggere, La bella e la bestia l'ho letto, Biancaneve me l'hanno regalato a Natale quindi devo ancora leggerlo, Il giardino segreto letto, Il mago di Oz devo leggerlo, Peter Pan letto, La sirenetta devo leggerlo, Alice nel paese delle meraviglie attraverso lo specchio letto. I primi due, vabbè, sono da collezione di Harry Potter, quindi questi non li ho letti, ma perché non voglio leggerli in questa edizione, però ci sono anche loro. La candela sempre di Dreamel Whale Box, questa è la loro prima candela che hanno fatto, ed è a tema schiaccianoci. La tazza, questa qua, è della Bella e la Bestia, Disney, e all'interno tutti i miei segnalibri, mentre dietro abbiamo la stampa di Dreamer Whale Box. Qui abbiamo tutti i miei amati King. Quanto adoro questa sezione, mi piace da impazzire. E partiamo con Il grande libro di Stephen King, che non ho letto. Questo diciamo che lo tengo molto di più per collezione. The Stand, L'ombra dello scorpione, non l'ho ancora letto. Doctor Sleep non l'ho ancora letto. Fairy Tale non l'ho ancora letto. Se scorre il sangue sono vari racconti, ma devo ancora leggerli. Pet Sematary letto. La bambina che amava Tom Gordon ancora non l'ho letto. Shining ancora non l'ho letto. It letto. The Outsider non l'ho letto. 22/11/63 non l'ho letto. Carrie non l'ho letto. Me ne mancano tantissimi. Il miglio verde ancora non l'ho letto. Cose preziose ancora non l'ho letto. Misery letto. The Body letto. Cujo non l'ho letto. Joyland letto. Le notti di Salem ancora non l'ho letto. E La scatola dei bottoni di Wendy l'ho letto. Quindi questi devo recuperarli quest'anno, cioè devo proprio leggere tanti King, assolutamente. Qui invece abbiamo il bellissimo angolino dedicato a King, quindi c'è proprio il libro di Stephen King, La guida definitiva all'autore, con tutte le sue opere che ha scritto, la sua vita, la sua biografia, c'è un po' di tutto in questo libro. Poi abbiamo il meraviglioso Funko Pop gigante di Pennywise che mi ha regalato il mio amoroso, e il meraviglioso Funko Pop piccolino tutto in grigio, un'edizione limitata credo questa, di King, ovviamente col palloncino, perfetto e fantastico. Direi di continuare in questa sezione, poi passiamo nei due scaffali più piccolini. Qua tutti gli horror. Primo libro è I fantasmi del Giappone e l'ho letto, molto molto interessante, molto bello. Coraline è uno dei miei libri preferiti, stupendo, anche l'edizione dell'anniversario, con davanti il portachiavi sempre di una delle box di Dreamel Whale Box, quello l'ho letto ovviamente. Casa di foglie devo leggerlo, la trilogia delle gemme devo leggerlo, tutti i Twilight letti tutti tranne Midnight Sun, tutta la serie di Miss Peregrine e La casa dei ragazzi speciali che non ho ancora letto, devo leggere. Il labirinto del fauno letto, bellissimo. Raven Boys non l'ho ancora letto. Horror Store letto. Sleepy Hollow letto. E Il Grimorio non l'ho ancora letto. Poi qui ovviamente ho la bacchetta autografata di Victor Krum da Stan Janevski, con la dedica, dolcissimo lui, fatta autografare quando era venuto all'Emporio Stregato ovviamente. Qui invece ho tutta la sezione un po' poetica con le biografie, artistica, ho un po' di libri d'arte e quindi l'ho messi tutti insieme. C'è Inferno, Purgatorio, Paradiso di Dante Alighieri, della Divina Commedia che devo leggere ancora. Poi c'è un volume su Botticelli, uno sugli Uffizi di Firenze e poi ho tutte delle biografie delle grandi donne che ci sono state nella storia, quindi Agatha Christie, Marie Curie, Audrey Hepburn, Frida Kahlo. Frida Kahlo l'ho letto, mi mancano tanto gli altri da leggere. Poi abbiamo Simone de Beauvoir, o de Beauvoir, scusatemi, il francese.
Maria Montessori, Coco Chanel, Mary Shelley, Jane Austen, Virginia Woolf, Cleopatra, Ira Gandhi e Amelia Earhart. Altri libri che ho preso da casa di mia nonna, che praticamente mio nonno li collezionava e me li ha regalati a me, con Renoir, Botticelli, Boccioni, Rembrandt, Goya e Monet, ovviamente. E poi lì, da solo, che devo prendere gli altri quando usciranno, un volume delle storie meravigliose, la storia della regina delle nevi. Accanto poi una candela che ho preso alla Lidl. Però qui in questa sezione vorrei comprare una decorazione che ho visto da Maison du Monde. Vedo ancora, valuto un attimino, poi quando la comprerò e se la comprerò vi farò vedere tutto nelle storie. Però qua nel video vi dico che ho in mente questa cosa. Qua sotto invece ho tutti i manga, sia del mio moroso che i miei. Praticamente del mio moroso abbiamo i primi volumi, che dovranno ancora uscire gli altri, di Solo Living. Abbiamo un volume di The Promised Neverland, che è quello che è uscito da solo, e poi tutti gli altri finiti fino al 20 di sempre di The Promised Neverland. Tre volumi della Sirena Cannibale e i Sailor Moon. I Sailor Moon devo ancora leggerli e mi mancano gli ultimi quattro di The Promised Neverland. Quando mi deciderò, chi lo sa, a leggerli. E ovviamente sopra ci sono Sailor Moon e Sailor Mercury in Funko Pop. Passando da questa parte abbiamo libri generici fantasy. Storie di streghe, che è un libro praticamente con descrizioni che cosa hanno fatto delle streghe, appunto, che fanno parte del mondo di Harry Potter. I quattro volumi di Eragon, due in una versione e due in un'altra, quindi li ho separati. Sì, mi turba questa cosa, però vabbè, per ora è così. Quando poi li leggerò e magari mi piaceranno, vedrò di comprarli tutti della stessa edizione. In mezzo invece abbiamo Il fabbricante di lacrime e Nel modo in cui cade la neve, che devo ancora leggere. La lama dell'assassina, che devo capire se mi piace o no questa serie, devo continuarlo, appunto, questo volume che è il primo. Qui sotto invece abbiamo tutta la collana della mitologia nordica della RBA e una spada piccolina di Odino, ispirata a Odino. Altri volumi sempre di questa collana e poi ho di Joel Dicker l'enigma della camera 622. Che devo ancora leggere. Siamo sempre nella colonnina centrale, nelle due colonnine centrali che sono più piccoline, e vi faccio vedere tutto nel dettaglio che cos'ho. Prima mensolina piccolina ho gli animali fantastici e dove trovarli, le fiabe di Bedalbardo, il Quidditch attraverso i secoli, nella versione biblioteca di Hogwarts, quindi qua proprio ti spiega tutto nel dettaglio. Poi ci sono le fiabe di Bedalbardo con la storia dei tre fratelli, il Quidditch, come è nato e tutto, e cosa usavano prima del boccino d'oro. molte curiosità in questi tre volumi. La versione inglese della pietra filosofale in rigida, adoro. Ho questa edizione di Harry Potter che utilizzo per leggere tutta la storia di nuovo, senza paura di rovinarla. Ho preso proprio questa edizione perché non volevo rovinare l'edizione Castello oppure quelli di Mina Lima. E vabbè, sono fissata, ragazzi, scusatemi, però fa niente, un'altra edizione di Harry Potter non guasta mai. E accanto ho il Funko Pop di Silente, sopra ho la lettera d'ammissione per Hogwarts, il biglietto per andare ad Hogwarts e il ticket per il nottetempo. Molto carine. Qui nella teca invece ho il folletto della Cornovaglia che strappa le pagine di un libro, molto bene. Noble Collection, preso all'Emporio Stregato, come sempre. La pietra filosofale. E questa serie è praticamente la serie classica ma illustrata da Jim Kay, e il libro degli oggetti magici. Amo quel libro follemente. Nel ripiano sopra abbiamo invece la serie della Regina Rossa, quindi Spada di Vetro, Gabbia dei Re, Tempesta di Guerra, che non ho ancora letto. La coroncina che ho preso su Amazon, che secondo me era azzeccatissima per Il Principe Crudele, non so perché, ma appena l'ho vista ho detto no, questa è perfetta. Il Principe Crudele, la trilogia, li ho letti praticamente tutti del Principe Crudele, tranne La Regina del Nulla e Perché il Re degli Elfi Amava le Storie. Io ho un'altra piccola spada da decorazione, quindi l'ho messa qui insieme a questi libri. Qui invece ho Dracula, che devo leggere, questi volumi della RBA con Frankenstein, Il fantasma dell'opera, Il giro di vite, che ho letto, Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde, uno dei miei libri preferiti, quindi leggetelo, lo amo follemente.
La macchina del tempo, che non ho ancora letto, Il gatto nero, che ho letto, e La caduta della casa Usher, non l'ho ancora letto. Poi, come vedete, c'è il fermalibri, trovato sempre nella Dreamer Whale Box, di Stranger Things. È stupendo. Ce n'è un altro che ho messo, non mi ricordo dove, ma ce n'è un altro. Accanto all'angolino di Stephen King invece abbiamo I promessi sposi, in questa edizione stupenda che mi ha regalato la mamma del mio moroso. E poi questi meravigliosi libri, tutti antichi, hanno quell'effetto antico, ma sono del 68 più o meno. E praticamente me l'ha regalato la mamma del mio moroso, perché sua mamma, quindi la nonna del mio moroso, non li voleva più, me li ha regalati a me. E quindi io li ho qua in questa sezione sacra proprio. Abbiamo la strilla lettera che ho fatto io, i tre screenplay di Animali Fantastici, Crimini dei Grindelwald, dei Segreti di Silente, il cofanetto castello di Harry Potter, che amo follemente, infatti anche nel quarto c'è l'autografo di Stan, di Victor Krum. Poi ho gli spettrocoli presi agli Studios di Londra. Qui invece ho il mio cofanetto stupendo, che amo tantissimo, di Serpe Verde, La maledizione dell'erede, e un quadernino di Serpe Verde che mi ha regalato i miei cognati. Sopra invece ho il deluminatore e il Daily Prophet praticamente. Questo angolino invece ho tutta la trilogia di Caraval che mi ha regalato la Denima, perché sono fissatissima e quindi lo volevo, tutta insieme la trilogia. Poi Caravan, Legend e Finale, che non si vede che è dietro, ma c'è, perché è dietro la targhetta che ho trovato sempre nella box di Pendragon Shop con la lettera dell'autrice. E poi la meravigliosa edizione limitata che ho trovato sempre nella box di Pendragon Shop di C'era una volta un cuore spezzato. Quanto è bella quella copertina, io sono follemente innamorata, anche perché se non si acquistava quella box è impossibile trovarla in circolazione. E sono felicissima di averla presa, e molto probabilmente, perché ho sentito anche comunque Pendragon Shop, e comprando la prima edizione così di C'era una volta un cuore spezzato, anche quando usciranno il secondo e il terzo libro lavoreranno loro alla copertina, quindi non vedo l'ora di averli tutti e tre insieme poi quando usciranno man mano. Abbiamo tutta la trilogia del Signore degli Anelli, il Silmarillion e lo Hobbit in queste edizioni stupende Monpiani. Dietro c'è uno dei tre libri, all'interno ci sono tutte le curiosità del cinema, come hanno realizzato lo Hobbit, tutti gli oggetti di scena eccetera, molto molto bello. Quel bicchierino della Felix Felicis che mi ricorda molto l'Irlanda me l'ha regalato una ragazza che ce l'ha portato all'Emporio Stregato come regalino di Natale, l'ho messo lì con dentro i fiori secchi. Tre libri con sopra ovviamente il gadget dell'anello e una spada piccolina sempre. Racconti incompiuti, racconti ritrovati e racconti perduti. Questi sono tutti i libri dello Hobbit, il Signore degli Anelli, di Tolkien in generale, e sono bellissimi, adoro tantissimo. Devo leggerli, praticamente ho letto solo lo Hobbit, e invece La Compagnia dell'Anello, Le Due Torri e Il Ritorno del Re vorrei fare un gruppo di lettura, infatti poi se mi seguite in Instagram vi terrò aggiornati lì, ecco. Dietro alla piantina qui abbiamo Il Giro del Mondo in 80 giorni e Viaggio al Centro della Terra. Poi ho gli unici volumi che ho preso con la collana della RBA di Sherlock Holmes, e ho Il Mastino dei Baskerville, Il Treno Scomparso, Uno Scandalo in Boemia, Il Segno dei Quattro e Uno Studio in Rosso. Non li ho ancora letti, devo leggerli tutti. E poi come sempre qui c'è la mia collana di Agatha Christie, perché questa è tutta la sezione gialli. Ho 10 piccoli indiani che l'ho letto, L'Assassino di Roger Dacroix non l'ho letto, Poirot a Styles Court non l'ho letto, Fermate il Boia non l'ho letto, Istantaneo di un Delitto l'ho letto, Assassino allo Specchio l'ho letto, Trappola per Topi letto, Il Mistero del Treno Azzurro non l'ho letto, Corpi al Sole non l'ho letto, Macabro Quiz non l'ho letto, Miss Purple nei Caraibi non l'ho letto, Il Terrore viene per posta non l'ho letto, Il Natale di Poirot, Il Pericolo senza Nome, Poirot e la Salma, Miss Marple al Betra Motel non li ho letti questi, L'Uomo Vestito di Marrone, Il Giorno dei Morti non l'ho letto, Carte in Tavola, Destinazione Ignota, Passeggero per Francoforte, Dopo le Esiquie,
Miss Marple, i 13 problemi, è troppo facile, non li ho letti. Un cavallo per la strega, devo ancora leggerlo. Assassino sull'Oriente Express, è letto. Un messaggio dagli spiriti, non l'ho letto. Poirot e la strage degli innocenti, devo assolutamente leggerlo. Assassino sul Nilo, l'ho letto. L'ultima seduta spiritica non l'ho letto. E dall'altra parte, girato verso le pagine, ho una trilogia sempre di Miss Marple. Ho letto solo C'è un cadavere in biblioteca. Io ho tutti i miei Funko Pop, ho proprio la mensolina dedicata ai Funko Pop. E la Felix Felicis l'ho presa all'Emporio Stregato, come sempre. Harry, Hermione, Ron, Luna, Tom Riddle, la Kuman, Lupin e il Bianconiglio, che non c'entra niente con Harry Potter, ma è stupendo. In questa sezione ho praticamente tutti i libri dell'Oscar Wilde, fantasy ovviamente, e un po' dark anche. Lì ho la mia statuetta con il corvo e i teschi, così, con i libri eccetera. E dietro ho Sulle tracce di Jack lo Squartatore, Alla ricerca del principe Dracula, In fuga da Houdini, A caccia del diavolo, e sono tutti libri che devo leggere. Che c'è, bimba? Che c'è, amore mio? Questi quattro devo leggerli tutti. Il regno dei malvagi, Il regno dei dannati, me li ha regalati per il Natale il mio amoroso, e quindi devo ancora leggerli. Poi Middle Game, sono stata fortunatissima perché su Amazon ho trovato un'offerta top e l'ho preso immediatamente, lo volevo da una vita. Ancora leggerlo. Tenebre e ossa, Assedio e tempesta, Rovine e ascesa, lo leggerò subito dopo la serie del Principe Crudele. Sei di corvi, Il regno corrotto, Betty, Il re delle cicatrici, La legge dei lupi, me l'ha regalato per Natale, quindi ancora non l'ho letto. La nonna casa, ancora non l'ho letto. Il libro della notte, ancora non l'ho letto. E poi Gilded mi è arrivato con la box di Dreamer Whale Box in un'edizione speciale e limitata. Il libro lo potete trovare ma con un'altra copertina, mentre questa copertina è stata realizzata solo ed esclusivamente per questa edizione, quindi adesso ve la faccio vedere perché è meravigliosa. I disegni mi piacciono da impazzire, e poi dietro il dettaglio del castello di questa meravigliosa fiaba mi fa impazzire. Devo leggerlo, non vedo l'ora, sono felicissima di averlo, e soprattutto perché mi hanno detto che le creatrici, quando uscirà il secondo, probabilmente, anzi al 100%, faranno anche quella copertina per quell'edizione limitata. Io devo avere anche il secondo perché sennò impazzisco. Altra sezione Oscar Wilde Mondadori. Abbiamo Crescent City e Crescent City 2, La casa di terra e sangue, La casa di cielo e aria. Non li ho ancora letti. Vita invisibile di Eddie LaRue, praticamente dovrò assolutamente leggerlo in questo periodo, perché dopo Il principe crudele voglio anche dedicarmi, oltre alla trilogia di Tenebre e ossa, anche a dei libri singoli. 10.000 porte di January non l'ho letto, Gallant letto, Falce letto, Thundered letto, mi manca Il rintocco che devo finire quest'anno assolutamente. La città di Ottone, Il regno di rame e L'impero d'oro, presi tutti insieme in rigida perché li volevo assolutamente in rigida, dato che adesso li tolgono dalla circolazione e metteranno solo quelli inflessibili, ma io odio i flessibili quindi vabbè, l'ho presi proprio subito perché avevo paura di non trovarli più. Evernight, tutte e tre, che devo ancora leggerli. Illuminai e Gimina, mi manca Obsidio il terzo, ma in rigida faccio una fatica allucinante a trovarlo, quindi se l'avete in rigida e volete venderlo perché non vi è piaciuto, vi prego contattatemi perché io devo averli in rigida tutti. Grazie! Un'altra tazza della Dreamer Whale Box con all'interno i miei segnalibri, ispirata a Il mare senza stelle. Una bellissima coroncina, già si può vedere, sopra La corte di rose e spine, La corte di nebbia e furia e La corte di ali e rovina. Mi manca il quarto, che prenderò, però prima devo leggere questi tre. E sopra appunto la nostra coroncina bellissima presa su Amazon. Partiamo poi però dall'inizio, quindi abbiamo Matilde, che è una delle mie storie preferite in assoluto, di Dahl. Poi Shadowhunters, prima trilogia, seconda trilogia, terza trilogia, Cosa ve lo dico a fare, ancora non li ho letti, scusatemi, mi bannerete per questa cosa. Le cronache di Narnia, letto, mi manca solamente gli ultimi due racconti, come sempre ve lo dico, devo finirli. Hunger Games, finito. Divergent, devo leggerlo. Aristotele e Dante scoprono i segreti dell'universo, letto. Aristotele e Dante si immergono nelle acque del mondo, ancora non l'ho letto. La casa sul mare celeste, letto. Sotto la porta dei sussurri, letto. Hunger Games, ballata dell'usignolo e del serpente, letto.
e Vita dopo vita non l'ho ancora letto perché me l'ha regalato la mia collega a Natale. Passiamo all'ultimo, ultimo scaffale. Rick Riordan con Eroi dell'Olimpo, la saga completa che ancora non l'ho letto, Le nebbie di Avalon che non l'ho letto, la saga di Percy Jackson che ho letto, Lore l'ho letto ma non mi è piaciuto per nulla, quindi lo vorrei vendere. Poi La regina delle sirene letto, per ora rimane lì, però anche lui non mi ha fatto impazzire. La vendetta degli dei, questo non l'ho letto, ho letto Il segreto di Medusa che è bellino, mi è piaciuto tanto. Il mistero delle Amazzoni ancora non l'ho letto, Le figlie di Sparta non l'ho letto, L'eroe di Atene non l'ho letto, L'orso e l'usignolo l'ho letto, del secondo sono arrivata a metà e mi manca da leggere il terzo. Sorcery of Thorns non l'ho letto, devo assolutamente leggerlo perché mi piace tantissimo la storia. Piranesi letto, La prigioniera d'oro devo leggerlo, I peccati degli dei, mamma mia ho paurissima perché ho sentito dei pareri che è meglio lasciare stare, Circe, La canzone di Achille devo leggerli assolutamente e se mi piaceranno li comprerò in rigida. Abbiamo finito tutta la libreria, sì, sono andata un po' strana questa volta perché sono partita a destra, poi sono arrivata in centro, poi sono andata su, poi sono andata... boh, vabbè, ho fatto un giro un po' strano, scusatemi, spero abbiate un po' capito com'è. Ecco finito tutto il bookshelf tour, io spero che il video vi sia piaciuto, so che qua su YouTube è molto più facile farvi vedere tutti i libri nel dettaglio, infatti vi potete anche rilassare e bere come sempre una tazza di tè quando guardate i miei video, così potete vedere bene tutti i libri che ho letto, che non ho letto, che ho, che mi mancano, che voglio comprare. Io vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video che probabilmente sarà un bookshelf tour nuovamente o comunque aggiornamenti, però spero lo stesso che mi seguiate su Instagram per rimanere sempre aggiornati. Vi mando un bacione e ci sentiamo, ciao!